Ciao a tutti, sono Nicola. Questo è il primo video in cui iniziamo a parlarvi di una grossa novità di Solaria che riguarda la mobilità elettrica. Da oggi siamo qua per parlarvi del nuovo progetto di Solaria che si chiama Solaria e Ricarica. È un progetto di cui sentirete parlare tantissimo nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché è un nuovo contesto di Solaria che si vuole proporre per dare servizi a chi guida l'auto elettrica e chi può usare la propria attività sempre per dare servizi agli driver. L'obiettivo del nostro progetto, che ricordo si chiama Solaria e Ricarica, è quello di mettere molteplici attività commerciali in condizioni di non comprare una colonnina, punto e basta, un aggeggio da mettere nel nostro parcheggio, ma vogliamo mettere in condizioni di entrare a far parte di un servizio, di un circuito che farà la differenza nel servizio che possono dare ai propri clienti. Si tratta di una scelta che l'imprenditore può fare in maniera anticipata, è quella di dare il servizio di ricarica per auto elettriche. Dico anticipata perché? Perché prima o poi tutti i ristoranti, hotel, palestre, distributori di pompe bianche avranno bisogno comunque di installare una colonnina, magari fra un anno, fra 2 anni, fra 10 anni, tutti avranno bisogno di dare questo servizio ai clienti che guidano una macchina elettrica pura o macchina elettrica plug-in. Noi stiamo solo parlando di anticipare questa scelta e di creare un circuito all'interno del quale l'imprenditore può sì dare il proprio servizio, ma può addirittura creare un modo di remunerazione alternativa alla propria attività. Innanzitutto, due piccole distinzioni per concludere questo video che ci accompagnerà nella scoperta del progetto Solaria e Ricarica. Le distinzioni sono tra colonnina di ricarica e wall box. Quindi, quando parliamo di colonnina, parliamo tipicamente di quel sistema fatto a colonnina come a pompa di benzina, un po' più piccolo, che di solito riesce a dare energia a due macchine contemporaneamente. Mentre la wall box è la scatola, è sempre una stazione di ricarica che però è fatta un po' più a scatola, è fissata a una parete, ad un muro qualsiasi e può dare tipicamente energia a una sola macchina. Nel nostro caso, ricordiamoci, le nostre colonnine e le nostre wall box saranno sempre fornite di cavo per ricarica, quindi quelle che vedete in giro che hanno solo la presa e che vi costringono a prendere il cavo dall'auto, attaccare e perdere tempo per fare la connessione, le nostre nel progetto ricarica avranno sempre già il cavo installato e saranno molto semplici da attaccare alla macchina. Spero di aver destato un po' di curiosità ed invitarvi a seguirci nel prossimo video e ricordatevi sempre, Solaria e Ricarica, il progetto più grande del Nord-Est in merito alla mobilità elettrica. Per rimanere sempre aggiornati, cliccate il link in descrizione, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanellina. Continuate a seguirci sul sito solariaricarica.it ed infine, se questo video vi è piaciuto, mettete un like. Ciao, arrivederci a tutti.